Perché mi fanno la domanda dell'esonero? Perché l'esonero fa parte del percorso di un allenatore. L'esonero, se andiamo a vedere i vissuti di questa società, ce ne sono stati anche parecchi. E poi perché l'esonero, quando un allenatore non fa punti, la casa. Se devo dire la verità, io con Campitelli ho un ottimo rapporto, fino ad oggi. Mi sento con lui tutti i giorni. E ho un dialogo continuo, anche tecnico, c'è uno scambio continuo di opinioni e quindi penso che al momento problemi non ci siano. No, questa invece è una partita, bella da giocare contro una squadra importante, costruita per fare qualcosa di importante. Come l'ho vista io, penso che l'abbiate vista anche voi lunedì, singolarmente è una squadra forte. Come tutte le squadre hanno anche loro delle lacune, delle cose positive. Quindi in settimana abbiamo lavorato sulle loro cose positive per poterle eliminare e andare a colpire le loro lacune. Molte persone dicono che di natura sono un presuntuoso, però fa parte del nostro carattere. Io non temo nessuno. So della squadra che abbiamo, so dei nostri ragazzi, so cosa mi danno in allenamento. So le loro risposte in ogni singolo allenamento, molti di voi vengono anche a vedere gli allenamenti. Gli allenamenti sono sempre fatti ad alta intensità, a grande impegno, quindi io sono sempre molto fiducioso sulla prestazione, dei ragazzi. A volte ci capita, di fare bene, forse molto bene come a Bolzano, e a volte ci capita di fare male, molto male, come secondo tempo con Gubbio, col Gubbio. Però penso che, non siamo una squadra dove si possa pretendere 38 partite come sul tiro. Di contro, spero, anzi, mi arrabbierò tantissimo se facciamo 38 partite come abbiamo fatto il secondo tempo contro il Gubbio. Non so, tutte e due mi hanno fatto male, però devo dire una verità. A Salò non l'ho mai fatto io il secondo, ho sempre fatto il primo. E ho lavorato, penso, da 1 a 10, 3. Qua veramente per me, dietro le quinte ho lavorato tantissimo, cioè ero proprio dispiaciuto di andare via, perché sapevo benissimo, cioè sapevo di aver dato tantissimo, ma non tanto, sotto la qualità, perché quello non devo deciderla io e non sono io che do il giudizio sulla qualità del mio lavoro, però la quantità di lavoro è stata veramente tantissima. Una squadra che va a corrente un po' alternata, nel senso che se io ti chiedo, te la faccio io la domanda a te, la squadra che abbiamo visto a Bolzano, sembra una squadra dove ci si può sperare qualcosina in più. La squadra che abbiamo visto contro il Gubbio, un po' di meno. Quindi, se facciamo una media, diciamo che è una squadra che fino alla fine se la giocherà.